è subito festa. Ha passato l'esame? Sì, assolutamente. Ma voi come vi siete conosciuti e come vi è venuto in mente di mettere su un gruppo che si chiamava appunto I Giganti? Entrambi avevate a che fare con la musica nelle famiglie, no? Certo, sì, sì. Prego. Ci siamo conosciuti, io suonavo con Guidone del Clan Celentano, esatto. E avevo una formazione di musicisti anzianotti. A un certo punto ho deciso di ringiovanire, per cui io ho chiamato l'amico Mino Di Martino alla chitarra. Da Forlì è venuto Checco con il sassofonista Benny, sì. E per cui già nella formazione di Guidone eravamo già tre dei futuri giganti. Meglio di così. E avete con Guidone aperto anche i concerti dei Beatles a Roma? Sì, io non c'ero. Lui non, perché mi ero già allontanato. Esatto. Abbiamo aperto insieme a Fausto Leali, New Dada e altri gruppi. C'era pure Peppino Di Capri? Non c'era pure Peppino Di Capri? Peppino Di Capri forse era solo al concerto del Teatro Adriano. A Roma, se ben ricordo. C'era. Comunque, fare da supporter ai Beatles penso che. Quindi tu c'eri? Io c'ero. E c'è un piccolo aneddoto che mi piace raccontare, perché dopo il concerto al Palasport di Genova siamo venuti a Roma e lo staff aveva noleggiato un aereo per tutto l'entourage dello spettacolo, quindi tutti eravamo, compresi i Beatles, in fondo all'aereo vicino alle toilette. C'era la fila di tutti noi che andavamo in bagno per poterli vedere da vicino. In fondo andavamo per poter vedere i Beatles da vicino. È stata un'emozione unica, penso. E com'erano? Erano i Beatles. Intoccabili, inavvicinabili, però molto spiritosi, perché mettevano nel naso i grissini in aereo al loro non manager, quello che gli spostava gli strumenti, mettevano nel naso i grissini. Lui era lì che dormiva, a questo povero lavoratore, sì. Lo infastidivano, certo, va bene, sono scherzi. Uno scherzo proprio che è indimenticabile. Certo, sì, ecco. Ma tu non hai parlato con nessuno di loro? No, purtroppo no. Andiamo sull'altra canzone, quella con la quale siete entrati. Tutti ricordano Tema. Un giorno qualcuno ti chiederà cosa pensi dell'amore. Amore. Apri il tema, Sergio. Io penso che l'amore sia la più bella cosa che la, 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 la. Mia felicità. Ma ciò che credo è poi verità. Vedo tutti che si danno da fare per trovare una donna che col pianto in gola poi li lascerà. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si Viva, viva l'amore, 1966, com'era l'amore negli anni 60? Quello è uguale a quello del 2023. Ma era più spensierato forse, era un po' più difficile, perché l'approccio era molto molto diverso, si ballavano i lenti ancora, era la scusa per poter... Le feste in casa. Le feste in casa, quindi era... bello decisamente, cose che oggi non ci sono più, ecco. E come nasce Tema, nella quale appunto vi alternavate a cantare con questi, cioè sono arrangiamenti sempre molto particolari, quindi bravi. Perché è arrivato da un amico che faceva il conservatorio e si è fatto sentire una cosa che camminava molto bene, proprio una cosa. Noi ci siamo detti, va bene, ci lavoriamo su questo pezzo e abbiamo deciso, ma di cosa parliamo? Parliamo dell'amore, è un argomento. E per cui ognuno di noi cantava quella che era la sua idea sull'amore. Infatti eravamo in quattro storie. E ognuno di noi si è scritta la sua parte in base alla propria esperienza. E quella tua parte qual era, Checco? Quella del cornuto. Come del cornuto? Io la penso come Allora, mi può dare il mi minore, grazie. Un'estate fa, per molte notti insieme a lei, ho creduto che
fosse davvero gelosa di me. Sola la lasciai, ma poi in silenzio ritornai ed ho scoperto che trovava chi consolava il suo cuore. Poi viva, viva l'amore. La penso come Giacomo invece, la strofa che ha cantato Giacomo. E che l'amore non esiste, che è solo... ragazzi, ma no, insomma, sono le 14:20. Allora, voglio sentire quella di Enrico, però vi aggiungo anche, vi calo anche quest'altro asso. Proposta, mettete dei fiori nei vostri cannoni. Vai. Tu, come ti chiami? Sei molto giovane. Cos'hai da dire con tua proposta? Mi chiami Brambilla e fu l'operare la ora e la ghisa per pochi denari. E non c'ho in tasca mai la lira per poter fare un ballo con lei. Mi piace il lavoro, ma non sono contento. Non è per i soldi che io mi lamento, ma questa gioventù ci avrei giurato che mi avrebbe dato di più. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace. Di pace. Di pace. Ma è vero che ci fu qualcuno in questa meravigliosa azienda che vi disse mettete dei fiori nei vostri cappelli, che dovevate, non potevate scrivere dire cannone? È vero, è verissimo. Davvero? Non me sì. La ricordo proprio. Sì, volevano dire, intanto ci hanno fatto cambiare il titolo, perché il titolo originale era Protesta. 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 Giusto, protesta. Bello, forte. Protesta. È più bello proposto, dai. Sì, però... siccome c'erano le manifestazioni in quel periodo... Era lo slogan pacifista, siamo nel 67, e quindi ancora... Protesta non si può dire... Quindi vigilia del 68, immagino, insomma, per i primi momenti della guerra del Vietnam, insomma, quella esatto. Era... Esatto, e lo stesso, mettete i fiori nei vostri cannoni, no, non si può, non si può. Poi anche tramite la casa discografica ci hanno permesso di dire mettete i fiori nei vostri cannoni, che è rimasta nella storia. Anche veniva interpretato mettete i fiori nei vostri cannoni, che è un'altra, che è un'altra cosa. Sì, sì, ma c'erano queste paranoie. Non l'avevo capita, cioè loro temevano che la parola cannoni non si riferisse all'arma, ma si potesse riferire... Alla droga. Alla droga, esatto. Però facciamo un po' di perversione, però dai. Sì, sì, sì. I censori sono sempre pericolosi, perché sono i veri perversi. No. È vero, è vero, è vero. E quella invece della tua concezione dell'amore, qual era? Qual era la tua strofa in tema? Grazie. Credo nell'amore, in ciò che è del nostro cuore. So di non sbagliare. So di non sbagliare. Se dico che l'amicizia lo può dar. L'arte è nel cuore e la famiglia è calor. Poi una donna c'è per completare questo nostro amore. Everybody! Bella, questa è bella, questa mi appartiene. Questa è Coelma, si scrive la mozione di Enrico Maria Papes. Ma voi due vi frequentate ancora? Sì, sì, certo. No, non ci vediamo spessissimo, ma recentemente... Ma perché poi eravate separati, poi rimessi insieme il gruppo? Che succedeva in questi giganti? Nel 68 abbiamo avuto la separazione per una lite poi banale, perché insomma derivata dallo stress, troppo lavoro. Ma nel 70 eravamo già insieme, per cui siamo poi definitivamente persi di vista, sì. Anche sciolti, nel 72. E qui siete voi con le vostre madri, mi dicono, io non ho visto la clip, ma penso che sia, diciamo, meriti, dalla festa della mamma, cantate il paese, in paese è festa 1967. Ah, emozionante vedere vai. La mamma, sì. Vai. Festa, ma non per me.
sì. Perché poi entrambi avevate mamme musicisti, allora tu vieni da una famiglia di musicisti di origine austro-ungarica. Professionista, ho girato tutta l'Europa, suonava tromba e bandoneon. E quando gli hai detto che volevi fare il musicista era d'accordo? No, quando sentivo le cose che faceva, mica tanto. Non è partito con rock and roll, per cui sembra, era, c'era non una lo bella convincevi differenza. Tanto. Tu non sei del 41 e tu sei del 44. Sì. Complimenti, veramente ragazze irresistibili. E invece anche tua mamma era insegnante di pianoforte, giusto? Sì, mia mamma era insegnante di pianoforte e di canto. Di canto. E mio padre era violinista, tra l'altro mia madre era veramente molto brava come insegnante, ma era severissima. Cioè tu studiavi pianoforte con lei? Ho iniziato con lei intorno ai 7 anni, però ovviamente il solfeggio, tutto, no. No, per carità. E allora diceva, ti mando al liceo musicale, mi ha mandato al liceo musicale di Forlì, ma anche lì. Niente, allora mi ha detto, non vuoi fare? Bene, te con la musica, chiuso. Allora io rubavo un po' le lezioni che faceva in casa e ho imparato prima da autodidatta. Io sono un autodidatta. La prima canzone che hai imparato? Papaveri e papere. Non ci credo. Te lo giuro, è un ricordo indelebile. Ma scusami, ma suoniamo papaveri e papere? Vieni, dai. Vediamo anche noi. Ma senti, va Eva, chi sono io per toglierti questa gioia? Vieni. E quando mai? Sì, ma proprio un accenno. Ma io mi ricordo che lavavi i piatti. Un accenno, come piangevi? Sì. Piangevi con papaveri e papere? Sì, perché dovevo lavare i piatti e non volevo. Cioè, no, scusami. L'altro giorno piangevo perché dovevo lavare i piatti. Ero innamorata. Con papaveri e papere, perché i miei fratelli col gira... Come si chiama? No, non c'era la stoviglia all'epoca. Giradischi, era offerto dalla Caritas. E mettevo i fratelli questa canzone e dovevo stirare. E tu eri costretta a lavare i piatti... E stirare, però avevi il conforto di papaveri e papere. Conforto, io non volevo stirare né lavare i piatti. No, mettiti qua, tu sai cantare un po'. Sì, e allora canta con Checco, vai. Un grande riscatto. Ho perso le notti per ricordarmela. Ecco. Vai. Abbiamo un... Sì. Lo sai che i papaveri sono alti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, e tu sei paperina, che cosa ci vuoi far? Nilla Pizzi! Bravo Checco, brava Eva, bravo! Vicino a un ruscello che dirvi non so, un giorno un papavero in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocar e lì si incantò. Papavero disse alla mamma, mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Se tu da lei ti lasci impaperare, il mondo intero non potrà più dire. Lo sai che i papaveri sono alti, e tu sei piccolino, e tu sei piccolino. Lo sai che i papaveri sono alti, sei nata paperina, che cosa ci vuoi far? Adorabili. Senti, ma poi siete andati a Sanremo anche nel 68, giusto? Siete rientrati? 68, sì. E come andò? Benino. Sì, eravamo Benino. In coppia con Massimo Ranieri, tra che era l'altro. Il suo debutto proprio. Ma sì. Davvero? Sì. E noi ce l'abbiamo, ve lo facciamo da rivedere. Da bambino. Bambino, certo, sì, anche lui piccolissimo. Da bambino, guardi in cielo, scopri il sole. Incontrerai una folla che correndo ti trascinerà, ma se cadi non ti aiuterà. Da bambino non sei solo, ma da
Perché sappiamo che Sanremo la stessa canzone veniva cantata da due interpreti, certo. Tant'è che Volare era Modugno e Dorelli, se non erro. Certo. E che cosa ricordate di quei festival di Sanremo? Beh, intanto molto emozionante. E, no, di proposta per quello dell'anno prima, sì. Siamo stati un po' incoscienti perché sì. Aveva un inizio cantato a cappella, che vuol dire senza accompagnamento strumentale. Certo. E noi lo avevamo registrato, ma poi non l'avevamo neanche più provato. L'abbiamo provato sotto il palco quel giorno stesso. Non ci credo. Sì. Assolutamente. Incoscienti. Proprio da incoscienti. Senti, il look meraviglioso con queste camicie, con lo jabot, c'era una spilla, no? Chi curava questa l'abbigliamento? Questa cosa qua bisogna dare merito a Mino dei Giganti. Lui aveva queste idee, il look era sempre una sua idea. E perché vi chiamavate Giganti? Non me l'avete, posso spiegato? Raccontarlo? Racconti tu, dai racconti tu. Allora, va bene. Allora, sì, il fratello di Mino, Sergio, quello che poi entrò con i Giganti, in quel tempo stava facendo un gruppetto, solo che in combinazione erano tutti bassi di statura. Esatto. Sì. E noi, un po' per prendere in giro, li abbiamo chiamati i Giganti. Esatto. Ah, e quindi poi... Dopodiché ci è rimasto addosso i Giganti, ma anche perché eravamo un po' megalomani. Sì, eh? Sì. E poi torni l'anno dopo, Checco, tu torni a Sanremo da solo. Nel il sole è tramontato. Vai. Sì. Grande successo. Qui, seduta accanto a me, io stavo a guardarti per ore. Poi qualcuno ti guardò come non ti ho guardata mai. Tu dicevi sempre che io ero la tua unica luce. Poi qualcuno ti parlò e questa luce ha spento. Perché ridi? Così, perché... Ti fa tenerezza rivederti? Sicuramente, però io ricordo benissimo che ero emozionatissimo. Tanto riguardandomi, e già si vedeva allora, l'ho notato dopo, ero magro come un chiodo, mi ero tagliato la barba che avevo e c'era questo gargarozzo che andava su e giù. il popolo d'Adamo è proprio... Facevo quasi fatica, ecco, a deglutire, però sì. Perché non c'erano poi, il gruppo era meglio, con i Giganti era più semplice. Sì, in effetti, sì, ero spalleggiato, nonostante io avessi portato il mio gruppo con me, ma suonavano soltanto, ecco, certo. Erano sul palco, ma non li avevo vicini, certo. come quando cantavamo in quattro. E poi invece Enrico componi la sigla. Con la sigla dei ragazzi, sì, quindi che si chiama La filibusta, di uno spettacolo, di un programma televisivo del 1969 che andò in onda dal 69 al 71. Vero. Qua veramente sbrocchiamo ricordi a tante persone. La filibusta, vai. Esatto. Uomini di grande coraggio che rischiano la vita per un pugno d'oro. Venuti a vivere a Roma per un periodo, no? Per sì. Gli anni 60. Certi periodi, sì. Sì, per dovevamo fare un film. Abbiamo fatto il fotoromanzo. Anche abbiamo fatto un fotoromanzo sogno. Tutti e quattro. E si intitolava Proposta.
certo. E che parte facevate, ve lo ricordate? No. Io abbastanza. Lui faceva il depresso. Sì. E com'è la faccia del depresso? È vero che mi hai salvato, da, no, salvato sotto dal suicidio. È vero, è vero. Ah, sì. Nel fotoromanzo lui si voleva uccidere. Sì, io ero sempre un po' quello sgarzolino, no? Mino era innamorato di una ragazza, Sergio sinceramente non ricordo, neanche però neanche io. Una cosa bellissima, c'è a un certo punto che lui si vuole suicidare, allora l'immagine, le foto era questa, siamo andati in un binario morto di sera, al buio, per fare, dare la sensazione che arrivasse il treno, hanno messo dei fari in fondo, due fari, sembrava che arrivasse il treno. Lui era vicino alla scarpata e io dovevo salvarlo, solo e fermi con le immagini così, no, ma io per, piaceva fargli scherzi, mentre lui era così, gli andavo a grattare la pancia. Ecco, per cioè lui era moribondo, perché non stava per morire. Dovevamo rifarlo, mio, però ci siamo divertiti. E com'era quindi? Sì, sì. Ma dovevo suicidarmi per amore? Sì, per amore, sì, allora va bene, vai. Vabbè, vi faccio vedere Azzurro e poi mi racconti una cosa che si lega con Celentano, vai. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Bello. In quegli anni avevi fondato la CIP Cantanti col fratello di Adriano Celentano. Raccontami la storia del cantante che a Bari non riesce a fare solo mio. Allora, questa però è una cosa avvenuta mentre eravamo con Guidone ancora. Ah, sempre Guidone. Con Guidone. Io avevo 18 anni, ero proprio un pischello. Andavo con l'impresario nelle varie città a fare la selezione di questi cantanti. Era un concorso di giovani, sì, cantanti. Voci nuove per il clan Celentano. Mi sono trovato a provare questi cantanti e arriva questo che doveva fare O Sole Mio. La proviamo, arriva il momento dell'acuto finale. Sta in fronte a me, sta in fronte. Bene, prendeva un do di petto più o meno. Benissimo. Alla sera andiamo, la fa un tono sopra. Noi subito. E non ci arrivava, siamo, quindi vai a salire. Quindi arriva alla fine, fa. Sta in fronte a me, sta in fronte. Porca puttana, non ce l'ho fatta. Tipo Lino Banfi proprio. Sì, sì, sì. Tornate a Sanremo del 71. Il viso di lei. Il viso di lei. Ti piace rivedere, che emozione ti sì, dà di vedere? Sì, anche perché non li abbiamo più visti. Non ti capita. Poi sto ricordando che poi anch'io ho fatto un Sanremo, ma non come Enrico Maria Pappe, un Sanremo con le Figlie del Vento, non so se ve li ricordate, sì. C'era questo gruppo di ragazze. E io avevo il mio gruppo sul palco che l'accompagnava,
La canzone era sugli bane bane. Come no? Sono venute pure da noi sugli bane bane. Come no? Certo, il primo anno venite da noi la cantante. Se troviamo nel nostro repertorio c'è anche questo. C'era una parte che cantava questa voce bassa che facevo in diretta. E tutto torna. Come l'abbiamo ballata pure, mi dice Gianluca Santoro. Vabbè, qua c'è tutto. Senti Enrico, ma e poi accade, perché dietro questo aspetto diciamo comunque goliardico, divertente, loro hanno... l'abbiamo visto con proposta, con mettete dei fiori nei vostri cannoni, avete anche lanciato dei contenuti, anche la stessa Una ragazza in due ve la censurarono, se la prendevano perché dicevano che era troppo c'era troppo un inneggiare all'amore libero. Già il titolo sono Una ragazza in due, certo, dice com'è possibile. A quei tempi. Com'è? È fruttissimo l'epoca. In quegli anni per il 66, 67, certo. Perché poi comunque, com'è? Sarebbe forte adesso anche. Dici? No. C'è gente che si scade. No, anche per quello, sì. Vabbè, lì c'è comunque la competizione fra due uomini, va bene. Certo. Poi l'album successivo nel quale voi scrivete una canzone di rock progressi, c'è anche una canzone contro la mafia. E che succede? No, più che una canzone, è proprio tutto l'album. Si chiama Terra in bocca. È poesia di un delitto, sottotitolo. E praticamente sì, erano cambiati i tempi, la musica stava cambiando, noi stavamo cambiando perché si matura col tempo. Abbiamo deciso di fare, un amico ci propose una canzone che parlava di questo fatto, e sembra successo nel 1936 in Sicilia, un fatto di mafia che riguardava l'acqua, combinazione, se ne parla ancora adesso. E noi abbiamo sviluppato tutto il lavoro e facendo un LP proprio, per cui non è una canzone, sono tutte legate. E che successe? Praticamente è successo che fu censurato immediatamente perché parlava di mafia, la parola mafia quegli anni non si poteva... Non c'era la mafia. Se lo chiedevano, dicevano la mafia non esiste, ecco... Niente, censurati assolutamente, quindi non abbiamo potuto avere promozioni di nessun tipo. E a quel punto abbiamo deciso noi. Tra l'altro è stato un momento bellissimo, perché ci eravamo proprio ritrovati musicalmente, andavamo d'accordissimo con altri tra di noi che non andavamo mai d'accordo prima. È stata un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo coinvolto musicisti emergenti di quel periodo. Vince Tempera, e immagino l'amarezza anche, perché... E quindi abbiamo deciso la delusione anche. Che se non possiamo più dire quello che vogliamo, non volevamo ritornare, non per rinnegare quello che abbiamo fatto. No, non era più il momento. Ritornare indietro alle canzoni, fra virgolette, normali, non lo volevamo più fare, abbiamo deciso di... Ci siamo persi di vista. Ve lo faccio sentire adesso, così la riscattiamo, Terra in bocca. Ma dai. Avete terra in bocca? Sì. La casa è piena di gente, la gente piangendo prega, ogni preghiera una rosa, ti hanno coperto di fiori. Seduto su una sedia guardo tutto, ma non ho il coraggio di guardarti. A chi devo questo applausi dagli affetti stabili di tutti noi. Bellissima, super contemporanea. Non ricordiamo di averla fatta questa registrazione. Anzi, chiediamo alla regia. La vogliamo perché chi è che l'ha ritrovata? Posio, chiedo a Vincenzo Faccioli, il nostro Carlo Posio. La vogliamo, Ha ragione, ha un po' di Maneskin, cioè sembra che loro abbiano ripreso, non loro. Beh, i Maneskin avevano preso. No, io guardavo gli anni 70 esisteva. Io guardavo il video e dicevo a Francesco, ho detto "Ma scusami, i Maneskin si possono essere ispirati benissimo a un pezzo del genere, grintosissimo". Maneskin li ritengo molto bravi. Bravissimi. Secondo me.
però si rifanno a un tipo di rock che già esiste, piacciono anche a tanti, piacciono ai coetanei perché per loro è una cosa nuova, e piacciono a quelli un po' più adulti perché ricordano le sonorità della loro giovinezza. Che fate adesso? Che state, che combinate? Prego. Allora, che facciamo? Oltre a fare ma perché litigavate voi? Per questo. Su cosa litigavate? Che personaggi. No, ma la cosa bellissima è che io e lui siamo proprio agli antipodi. Assolutamente, siamo diversissimi in tutto, però siamo molto amici perché ci rispettiamo. Nella diversità ci rispettiamo. Dopo un po' però vi dovete allontanare perché se no vi beccate. No, ma adesso come adesso no, adesso come adesso no. E dicevo, cosa facciamo? Allora, io è uscito il mio libro l'anno scorso, è per l'amore che si canta, bene, prendetelo. E tu cosa fai? E sto lavorando su quello che sarà il mio primo album da solista. E posso dire... Alla tenera età di 82? Come? 82, cioè del 41, sì, 82. In agosto faccio gli 82. Tra l'altro in questo album ci sarà una canzone che ho scritto io appositamente per lui e di cui lui ha fatto il testo. E allora tornerete adesso alla Google quando sarà settembre l'anno prossimo. Personalmente anch'io dopo ho ritrovato la voglia di riscrivere dopo quasi 14 anni che non facevo niente e ho fatto un album mio e dove ci sono anche tre cover di cui anche Una ragazza in due tema e Vagabondo. Senti, di Nicola Di Bari. L'ultima cosa che volevo chiederti, Enrico, so che vuoi ricordare tua moglierina che è scomparsa in quest'agosto dopo 61 anni siete stati insieme. 61 anni, sì. dal 61. E come stai? No, è stata dura, non l'ho ancora superata sinceramente, è stata dura per me, per i miei figli, però insomma... Andare avanti per cui e tu quando ti senti solo ci chiami e vieni a trovarci. Bene, ok, bravo, ci sarà sempre un posto qui tra gli affetti stabili, va bene Enrico? Appunto, abito da solo isolato in mezzo alle montagne per cui insomma dove montagne di quel montagne sull'Appennino Tosco Romagnolo in provincia di Firenze. Allora io facciamo così, vi faccio risentire un'altra cover di Una ragazza in due e andiamo tutti a cantare tema. Sì. Ok, dai, Una ragazza in due, ci troviamo al pianoforte. Siete anche Magalli, mi sembra, nel lancio. Siete pronti? Vai. Siete caldi? Sì, anch'io, chi era? Madonna, negli anni Ottanta. Vai, anch'io. Così. Tema. Un giorno qualcuno ti chiederà... Ma tu cosa pensi dell'amore? Amore. Apre il tema, Checco. Un'estate fa, per molte notti insieme a lei, la, 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 ho creduto che fosse davvero gelosa di me. Sola la lasciai, ma poi in silenzio ritornai. Ho scoperto che trovava chi consolava il suo cuore. Viva, viva l'amore, per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore. Conclude il tema Enrico Maria Papes. Credo nell'amore,
in ciò che sente il nostro cuore. La, 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 so di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dar. L'arte è nel cuore e la famiglia è calor. La, 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 la. Poi una donna c'è per completare questo nostro amor. Vai. Viva, viva l'amor, per l'amore che si canta. Viva, viva l'amor. Tornate a trovarci, non so che... Brava.